L'RDS Play on Tour ha fatto tappa a Sciacca, alla spiaggia di Capo San Marco. Oggi e domani, dalle 9 del mattino fino alle 19 di sera, musica, intrattenimento, gadget e tanti altri piccoli spettacoli per grandi e bambini. È la prima delle manifestazioni dell'estate saccense che sta iniziando proprio adesso, è una delle iniziative patrocinate dal comune di Sciacca. Questa mattina già speaker al lavoro per animare la spiaggia saccense. Chi è questo pallone? Suri, 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 tu tutturando, la morirà, mi dà sentito. Ed in vista di una maggiore affluenza nella località di Capo San Marco, particolare attenzione è stata posta alla viabilità, tallone d'Achille del litorale saccense. Sarà possibile lasciare la propria auto o motovettura quasi esclusivamente nei parcheggi autorizzati. I divieti di sosta che da sempre sono collocati lungo le due strade che costeggiano il litorale, la via Ulisse e il lungomare di via De Fenici, che spesso non vengono rispettati, saranno super sorvegliati per non permettere agli automobilisti di trasgredire la regola. Permesso comunque il posteggio in queste strade lungo la via del Melkart, per intenderci la prima discesa, sul lato della carreggiata. Ma sarà il personale addetto alla gestione della viabilità presente alle due discese di accesso alla spiaggia di San Marco ad informare gli automobilisti su dove poter parcheggiare. Una volta esauriti i posti disponibili, non sarà infatti possibile raggiungere il litorale. Delle disposizioni quindi molto rigide in occasione della tappa saccense dell'RDS Play on Tour, forse mai viste a Sciacca e soprattutto in questa zona della città, dove le regole riguardo la viabilità e i posteggi raramente vengono rispettate. Forse non l'avete capito. Se volete il cappellino, volete saltare adesso. Vai! Vedi che l'uno salta là.